Kundari. Dunque, dobbiamo essere più veloci, quindi sarò molto sintetico e spero comprensibile. Venendo all'Italia, mi sembra che un po' la discussione anche interna al centro-sinistra verta su questo, e cioè se il governo che nascerà dalle prossime elezioni politiche debba essere in qualche modo, debba avere come obiettivo quello di portare a compimento l'esperienza, diciamo così, del governo Monti, del governo tecnico, o invece rappresentare una svolta, no? L'alternativa politica rispetto a questa fase che altri appunto considerano invece come una necessità più o meno dura, una condizione comunque non ideale, non ottimale. Qual è la sua posizione? Ma io sono convinto che Kundari converrà che abbiamo una capacità di mettersi in dibattiti metafisici che è eccezionale, veramente. Cioè, ma guardate, noi non abbiamo la maggioranza in questo Parlamento. Siamo lì tutti i momenti che dobbiamo qualcosa portare a casa del quel che pensiamo noi, qualcosa ingoiare di quel che non pensiamo noi, essendo leali verso il governo, verso un governo di transizione. Io ho voglia di fare quel che pensiamo noi, che non è esattamente quello che sta succedendo adesso, anche se vedo qualche nostra traccia in quello che sta succedendo adesso e confermo la lealtà a un governo di transizione che deve portarci fuori dai guai cui ci aveva condotto 10 anni di berlusconismo. Ma io immagino certo un governo prossimo sarà in continuità col meglio del governo Monti, ma dovrà fare cose anche nuove e diverse, avendo una maggioranza parlamentare solida e capace di sostenere una politica univoca.